Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi a questo canale, di lasciare un like e di lasciare un commento dove date voi dei consigli a me per le giocate. Terza schedina consecutiva persa soltanto per bruttissimo. PS2 per colpa del Milan nella terza. Ovviamente non mi sono giocato la vittoria del Milan perché errare è umano, ma perseverare poi si diventa proprio stupidi. Detto che non gioco il Milan in trasferta a Sassuolo, avrei potuto giocare il PS2-2-5 del Milan, però non lo so perché, ma ho avuto questo odio nei confronti del Milan, me l'ha fatta perdere due. Mi sono giocato gol Lazio-Napoli. Dopo 10 minuti subito la Lazio in vantaggio, ok, è presa questa schedina e invece l'ho deluso da quello che è stato il mio, da quello che è il mio Napoli, anche se il Napoli ha avuto l'occasione per pareggiare. Però vi devo, diciamo così, confessare che ho coperto la giocata, meno male, dopo 10 minuti 1-0, il no goal era pagato quasi a 5, quindi mi sono fatto la mia copertura, qualche cosina ho recuperato, però non vale, la schedina comunque non è stata presa, va bene, è saltato anche il raddoppio, ma non fa niente. 14esima giornata, ultima giornata di questo 2020, l'ultima schedina, penultima schedina del 2020, perché questa sera ci sarà una schedina particolare, non da me o comunque non solo da me, è stata studiata io con altri due miei amici, uno di cui cioè, esperti di calcio internazionale, abbiamo creato questa bomba di Natale, una bella schedina per farci un bel Natale. Comunque, 14esima giornata, questa schedina l'ho fatta un po' così, col cuore, un po' anche di impulso, un poco anche di istinto. Comunque, Udinese Benevento, due squadre in ripresa che stanno facendo un buon campionato. L'Udinese gioca in casa, ho detto ok, una bella doppia chance, 1x più multigol 1-4, sono due squadre che almeno in quest'ultima fase non stanno segnando tantissimo. Roma-Cagliari, questa è una bella partita, vedo una partita aperta, mi piace l'uno della Roma dopo che ha preso quella scudoleata a Bergamo contro l'Atalanta, ma l'uno della Roma è pagato veramente troppo poco contro un buon Cagliari, quindi qui adesso un multigol casa 2-4. Sampdoria-Sassuolo, due belle squadre, due belle rivelazioni di questo campionato. Ci starebbe la vittoria della Sampdoria, però il Sassuolo è diciamo, un po' arrabbiato, potrebbe anche fare il colpaccio a Genova. Qui andrei su una due chance mix, o X o gol. Bologna-Atalanta. Io raramente gioco risultati secchi, però il Bologna veramente sta male, cioè Mihajlovic ancora non riesce a riprendere questa squadra, ha rischiato la sconfitta a Torino, l'Atalanta è in forma, sì c'è sempre la grana Gomez, però si sta riprendendo, sta ritornando Ilicic, ragazzi, pagato abbastanza bene, 2 Atalanta. Spezia-Genoa, Genoa in difficoltà, nettamente in difficoltà, Spezia ha perso a San Siro, però comunque sta facendo un discreto campionato. Qui andrei su una due chance, o X primo tempo o X secondo tempo, se non vedo proprio un X 0-0, ma diciamo la vedo questa parte, quindi almeno o nel primo tempo o nel secondo tempo ci dovrebbe essere un X che è pagato abbastanza bene. Chiude questa sestina le due squadre che mi hanno fatto perdere le ultime tre schedine, ovvero Milan-Lazio. I presupposti per vedere una partita ricca di gol ci sono tutti, sono due squadre che le danno e le prendono, quindi qui un bel gol. Giocando quest'ultima sestina del 2020, il moltiplicatore è di qui intorno al 15-15-10-15-15, adesso non ricordo bene. Per quanto riguarda invece quest'ultimo raddoppio del 2020, ho scelto due partite del martedì, una della Serie A che è Juve-Fiorentina, Juve 1 più over 1,5, e l'altra è una squadra spagnola, l'Atletico Madrid, che gioca in trasferta contro la Real Sociedad. Real Sociedad
diciamo, se sta scendendo l'Atletico Madrid sta volando nella riga, ci starebbe anche il 2, ma andiamo con una doppia chance x2. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi a questo canale, di lasciarlo un like e lasciare un commento, e vi aspetto questa sera per la bomba di Natale. Cercheremo di fare un bel moltiplicatore per fare un bel Natale. Ciao ragazzi!